fine della Seconda Guerra Mondiale può essere rappresentata per l'Italia da questa immagine del 25 aprile 1945, il giorno della liberazione. Con la fine della guerra si entrava in un periodo di pace e di libertà, ma quel periodo era segnato anche dalla miseria e dalla distruzione in cui l'Italia era stata lasciata dal fascismo e dal disastro della guerra mondiale. Era difficile immaginare una ripresa per un popolo che era rimasto nella miseria assoluta. Il 2 giugno del 1946 si svolse il referendum costituzionale che segnò la nascita della Repubblica Italiana. L'ultimo re dei Savoia lasciò l'Italia il 13 giugno. Nel periodo in cui l'Assemblea Costituente preparava la Carta Costituzionale del nuovo Stato, fu nominato capo provvisorio dello Stato l'avvocato napolitano Enrico De Nicola. Capo di un governo provvisorio era Ferruccio Parri. I lavori dell'Assemblea Costituente proseguirono fino alla fine del 1947. La Costituzione della Repubblica Italiana entra in vigore il 1 gennaio del 1948. Il 18 aprile si svolgono in Italia le prime elezioni politiche regolate dalla nuova Costituzione. L'esito di queste prime elezioni assegna la vittoria al Partito della Democrazia Cristiana. Viene eletto primo presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi, che era già stato governatore della Banca d'Italia e ministro in uno dei governi guidati da Alcide De Gasperi. Alcide De Gasperi è stato presidente del Consiglio dal 1946 fino al 1953 e i governi guidati da Alcide De Gasperi sono stati quelli che hanno dato il via alla ricostruzione e hanno consentito all'Italia un'ottima ripresa economica. Per questa ripresa economica l'Italia si avvalsa anche degli aiuti che provenivano dagli Stati Uniti d'America con quello che era denominato Piano Marshall. Il nome viene dal segretario di Stato americano che fu promotore di questo piano di aiuti nei confronti dei paesi sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale. L'Italia fece buon uso degli aiuti americani.